Erice era molto molto più verde fino a qualche anno fa. Che faccio volontario per essere al servizio dei cittadini. Nel 2012 un mio amico è morto davanti a me e io non ho potuto fare niente per aiutarlo. Quindi diciamo che da quel giorno mi sono detta no, tu devi fare qualcosa perché non può essere che una persona si sente male davanti a te e tu non sai nemmeno come rianimarla. Perché gli ericini sono pochi e quindi noi conosciamo meglio il territorio. La nostra associazione esiste da circa 50 anni, è un'associazione che si occupa di protezione civile, quindi tutte le attività di protezione civile. Quello che stiamo facendo ad Erice è seguire Erice e cercare di tutelare la montagna. Scendere da Poragino, passare da Pezzo Lungo e poi risalire dai Pinfali. Erice negli ultimi anni è stata colpita da tantissimi incendi che hanno devastato tutte le pinete. Ormai soltanto la parte più alta di Erice rimane circondata da pochissimi alberi. Quello che lei sta inquadrando in questo momento era pieno di alberi. L'incendio di circa 5 anni fa che ha distrutto tutto questo versante. Il servizio che svolgiamo in realtà prevede un'ampia azione da parte di tutti i volontari. Ci sono delle soddisfazioni perché vedo che i bambini percepiscono e poi affrontano più facilmente le loro paure. Oltre a girare con il mezzo antincendio per il territorio, la nostra è anche un'azione di prevenzione. Che avvengano questi incendi e poter intervenire in tempo utile. Diciamo che noi siamo dei controllori del territorio, ecco, e altri colleghi che operano in varie zone della montagna e quindi questo ha fatto sì che fino ad oggi non ci sono stati incendi, la presenza è stata utile e questo ci rende insomma, veramente orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti. L'incendio di qui ha lambito un santuario dove c'erano delle monache all'interno. Questo è il motivo essenziale, principale è questo, l'amore per la nostra montagna. Spero che questo tipo di servizio possa essere utile per tutta l'estate e che possa fare in modo che finalmente quest'estate Erice possa vivere con il caldo dell'estate e del sole, ma non con quello delle fiamme che di solito avvolgono purtroppo la nostra montagna.